Sicuramente le primarie del centro-sinistra per la scelta del candidato sindaco le ha vinte per Amerigo Di Benedetto. Come analizzare questo dato? Ma innanzitutto un grande voto della città, è un terzo di quanti hanno votato al ballottaggio fra me e Giorgio Mattesi 5 anni fa, è un po' più di un quarto di quanti hanno votato al primo turno sempre 5 anni fa, quindi un successo enorme. Voto di popolo, cioè un pezzo importante di città ha partecipato alle primarie chiamate al centro-sinistra, dando il maggior numero di voti ai candidati a tutti, quindi credo che sia anche una prova di fiducia anche rispetto a chi, alla coalizione che ha governato questi 10 anni difficilissimi. Vince chi? Vince con un distacco non eccessivo, si prova che erano due candidati molto bravi, molto apprezzati. Credo che vinca sia l'impostazione parte anche politica, nella sensibilità, ma molto credo possa anche aver vinto una valutazione, aver pesato la valutazione sul ruolo del Pierpaolo alla regione. Io credo che gli aquilani abbiano raccolto una preoccupazione che alcuni di noi avevano in questa valutazione.